Buongiorno, sono l'ingegnere Marco Antonini della ditta 03 e ringrazio la Liaxis dell'opportunità che ci ha offerto per poter essere presenti in questo stand e in questa fiera. Oggi vi esporrò una piccola, presentazione in merito alla tecnologia per poter migliorare la captazione del biogas da discarica e aumentare la produzione di energia legata all'utilizzo del biogas come fonte rinnovabile. Una velocissima presentazione di quello che è la nostra realtà. La 03 è una ditta nata nel 2018 e fondata da due soci, il sottoscritto, ingegner Marco Antonini, e la ingegner Francesca Sandrini. E entrambi proveniamo da una esperienza ventennale nella gestione dei problemi gestionali, operativi e autorizzativi delle discariche per rifiuti non pericolosi. In questi anni abbiamo maturato un'esperienza tale che ci ha consentito di poter risolvere e affrontare determinati problemi specifici in questi ambiti lavorativi. In particolare, ci inseriamo con le nostre soluzioni all'interno di un filone che riguarda appunto le energie rinnovabili, fra cui è presente il biogas di discarica. Infatti, vediamo che nel tempo, diciamo ultimamente, si è avuta sempre di più la tendenza a cercare di sfruttare energie e fonti rinnovabili, e fra queste è presente appunto il biogas di discarica. Questo perché dobbiamo cercare di trovare delle risorse potenzialmente sostenibili in un'economia sostenibile per le persone. Una piccola precisazione in merito alla direttiva europea, di cui vedete appunto l'indicazione a video, in cui si dà l'indicazione, la definizione di energia rinnovabile e fra queste è presente in maniera assolutamente inequivocabile anche il gas di discarica, quindi gas prodotti dai siti in cui viene abbancato il rifiuto, e anche dalla depurazione, quindi biogas dovuto alla degradazione anaerobica. Quindi il filone delle energie rinnovabili contempla a tutti gli effetti anche la presenza di biogas di discarica. Bene. Su questo noi ci andiamo ad inserire con un macchinario, con una tecnologia innovativa, brevettata, che ha la potenzialità di poter aumentare la capacità di captazione biogas, ridurre o comunque eliminare gli odori provenienti dalla discarica e dare un incremento di produzione di energia elettrica. Un accenno molto molto veloce su quello che è la situazione a livello mondiale dell'utilizzo di discariche per lo smaltimento dei rifiuti, e da questo grafico, preso da una pubblicazione della World Bank, si vede in modo inequivocabile che almeno il 60% del rifiuto viene ad oggi inviato in discarica, e quindi per i prossimi 30 anni questo rifiuto, composto in buona parte anche da sostanza organica, produrrà biogas e dovrà essere gestito per poter evitare appunto la problematica dell'inquinamento atmosferico. Un altro dato importante che vi voglio presentare è una pubblicazione ISPRA in cui in maniera assolutamente chiara si evidenzia che il problema emissione di metano in atmosfera è uno dei problemi principali con cui ci dovremo confrontare nel prossimo futuro, e non solo la parte di produzione industriale emette metano in atmosfera, ma anche l'agricoltura, che vedete rappresentato in arancione, ed anche i rifiuti smaltiti in discarica. E come vedete, non stiamo parlando di quantità irrisorie, ma di quantità rilevanti. Quindi è un qualcosa che deve essere affrontato, deve essere in un certo senso gestito, e va risolto come problematica, soprattutto perché il metano è stato classificato come uno degli elementi climalteranti che comunque origina il problema del surriscaldamento globale, e in un arco di tempo di 100 anni è stato stimato essere impattante circa 28 volte quello che
la CO2 equivalente, quindi una tonnellata di metano incide come circa 28 tonnellate di CO2 dispersi in ambiente. Anche qui ci sono altri dati, sempre estratti da pubblicazioni ISPRA ufficiali, in cui si evidenzia appunto la pesantezza dell'emissione del rifiuto, del metano da rifiuto in atmosfera. Ma una delle cose anche interessanti che è stata, diciamo, comunicata dalla Comunità Europea è stato un accordo pubblicato il 18 di settembre 2021, un accordo fra la Comunità Europea e l'America di impegno nell'abbattimento del metano disperso in atmosfera, soprattutto per quanto riguarda, vedete proprio letto qui, petrolio, gas, carbone, agricoltura e, vedete, discariche. Le discariche sono finalmente state citate nuovamente come uno dei punti focali in cui bisogna concentrare l'attenzione per diminuire l'inquinamento a livello ambientale. Quindi dobbiamo muoverci in questa direzione, anche perché l'efficienza di captazione a livello generale che si ha nei vari siti in cui vengono smaltiti i rifiuti è tendenzialmente scarsa. Infatti, vedete, un dato molto chiaro è che soltanto, cioè, abbiamo un'efficienza del solo 48% nella captazione del biogas. Quindi questo vuol dire che se una discarica produce 100, riesco a stento a recuperare il 50% del biogas prodotto e tutto il resto viene disperso in atmosfera. E stiamo parlando di quantità ingenti, elevate, non certamente insignificanti. Il nostro sistema si va a inserire all'interno anche di sistemi esistenti in cui andiamo a implementare la captazione del biogas con un sistema automatico per la regolazione e l'efficientamento. Il sistema è questo, lo vedete in fotografia, è chiamato Gas Stabilizer ed è un sistema automatizzato di regolazione e acquisizione dati per la remotizzazione e il controllo del sistema da qualunque sito. Lo schema di funzionamento che vedete è estremamente semplice. Abbiamo il gas in ingresso alla rampa gas. La rampa gas è soggetta a, diciamo, dotata di una serie di sensori che analizzano il biogas e misurano temperatura, pressione e portata in modo da avere tutte le variabili che consentono un'analisi dettagliata del gas in ingresso. E ogni mezz'ora ogni singola linea viene regolata per avere una regolazione automatica e soprattutto estremamente frequente per riuscire ad equalizzare il valore del biogas in uscita. Quindi, in estrema sintesi, abbiamo che l'installazione di questa macchina all'interno di un sistema di captazione biogas consente l'aumento della quantità di biogas estratto e nella discarica che vi farò vedere fra un attimo abbiamo avuto un incremento di circa il 30%, si ha l'eliminazione degli odori dalle discariche, cioè aumentando ed efficientando in maniera corretta la captazione del biogas si riesce a eliminare gli odori provenienti dalle discariche e questo è applicabile a qualunque tipo di realtà impiantistica con eventuali aggiustamenti o implementazioni, ma a volte anche di piccole entità. E soprattutto, in fondo, avremo che tutto questo sistema aumenta anche la produttività di energia elettrica qualora ci sia il recupero energetico presente in sito. Quindi riesce a dare anche un incremento di introiti. Questa è una foto della prima macchina installata presso la discarica di Fano, dove attualmente ci sono due macchine installate e questo è l'andamento che abbiamo riscontrato del biogas di discarica prima dell'installazione della macchina e l'andamento che abbiamo avuto successivamente come incremento in volume della captazione del biogas. Come vi dicevo, siamo intorno al 30% abbondante di captazione di biogas in più rispetto alle condizioni precedenti. Con un aumento, ecco una cosa che voglio precisare, la cosa importante è che questo sistema riesce a dare anche il valore del potere calorifico. Quindi, è vero, inizialmente abbiamo aumentato il volume, ma è diminuito leggermente il tenore di metano presente all'interno del biogas, per poi aumentare successivamente. Ma in complesso il sistema ha garantito un 30% di volume in più di biogas, ma un 12% circa in più di potere calorifico, perché aumentando la portata chiaramente in genere tende a diminuire un po' il valore del tenore di metano, ma nel complessivo
siamo riusciti comunque a incrementare diciamo, la potenzialità produttiva del sito. Detto questo, un'altra cosa importante da precisare è che il sistema è anche un presidio di sicurezza, perché tiene sotto controllo le emissioni controllate di biogas e può consentire anche l'eliminazione di sacche o di fuoriuscite incontrollate. Bene, oltre a questo, il sistema, essendo automatizzato, è organizzato per dare anche dei segnali di, e indicare quali sono i problemi nelle varie linee, ad esempio il problema di presenza di condensa, riesce a diminuire la manodopera presente in sito perché la si orienta immediatamente al problema e non alla ricerca del problema. Altri vantaggi che sono presenti nell'utilizzo di questa macchina: prima di tutto il fatto che è modulare e può essere installata anche in impianti già esistenti, è amovibile in maniera molto semplice anche in discariche operative e poi prevede l'automazione e la remotizzazione di tutti i dati, con la possibilità di creare un database nella centrale di controllo in cui si ha lo storico di tutto ciò che accade in discarica. È una soluzione brevettata ed è una soluzione che consente appunto un incremento di energia elettrica. Bene, questa è la presentazione che diciamo, vi ha illustrato in maniera abbastanza veloce quello che è la realtà in merito al miglioramento della captazione di biogas di discarica. Ringrazio ancora l'Aliaxis per questa possibilità e per lo spazio che ci ha concesso, e vi saluto cordialmente, spero di potervi incontrare presto.